Buongiorno a tutti e benvenuti al TGR regionale e meteo regionale del Friuli Venezia Giulia. Mi scuso per i giorni precedenti, ma non sono stato bene per colpa del raffreddore e mal di testa, eccetera. Normale amministrazione, di come al solito, che quando c'è inverno, eccetera, può succedere di avere raffreddore o altro. Ma ritorniamo al TG. Intanto, sempre dalla redazione delle Audio Radio Fuji Nord-Est e Radio 1 Istab Radio, il TG regionale viene subito illustrato. Trasferiti a Tarvisio 25 profughi, divampa la protesta. Una ventina di manifestanti hanno appeso sulla recinzione esterna dell'ex caserma Meloni una striscione con la scritta "I terremotati senza casa, agli immigrati tutto". La terra trema, ma quelli di Friuli e Slovenia sono terremoti diversi. Palpa una ragazza sul treno col trucco nell'anello. Denunciato il successo su un convoglio regionale diretto da Cervignano al capoluogo, l'uomo è stato individuato il giorno dopo l'episodio. Studenti Erasmus rubano bottiglie di liquori in un bar. Denunciati. L'amore è nato al cro sconfigge il cancro e commuove l'Italia. La storia di Alessandro e Serena c'è sposta per te. Nord-Est Economia, MPS organizza all'area Nord-Est da lunedì chiuse 27 aziende. Infarto a scuola Pordenone, morto l'architetto Stefano Tesadori. Il malore nell'atrio del liceo Grigoletti, dove insegnava disegno e storia dell'arte, aveva 64 anni. Andiamo a vedere un'altra notizia. Separata mamma Trina al battesimo. Scoppia la polemica su Belen. Pordenone, Monsignor Guaia, spiega, era aggiunta, quindi no a obblighi. Sulla minigonna interviene l'assistente pordenonese, tutta invidia, brutta cosa. Scontro tra due auto, muore un 18enne, feriti altri due giovani. L'incidente alle 4 di mattina di domenica mattina sulla Pontebbana a San Fior. La vittima è un ragazzo del posto, ricoverato in ospedale, un 28enne di Pordenone. A Sedegliano ciclabile? No, è un parcheggio. Il campione di ciclismo filma tutto. Nella frazione di Grions sono uno dei tanti esempi di come tracciati per le biciclette sono mal utilizzati. De Marchi dice pali agli ingressi, pedoni che li usano come marciapiede, così si vanificano gli sforzi dei comuni. Nel tempo libero lo spettacolo Trump Blues Rampini a Udine sul palcoscenico del Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Campagna archeologica in Libano condotta un'università di Udine. I dati contenuti hanno rilevato la presenza di un enorme patrimonio storico archeologico con attestazioni che spaziano al periodo paleolitico, mesolitico, all'età del bronzo e del ferro, fino all'epoca tardo, antica bizantina e islamica medievale. A Bertiolo, addio a Enzio Virgigli, era il titolare della storica trattoria a Gristella. Aveva aperto il locale a Sterbo negli anni 80 e era promotore di tante iniziative di volontariato. Tamponamento in A4, riaperto lo svincolo in entrata a San Giorgio. In un raro scontro tra auto e un camion in direzione Venezia, tre i feriti. Raffica di furti nelle abitazioni, i ladri tentano il colpo anche in un bar, ma devono fuggire. È successo a Fiumicella e a Dignano, i topi di appartamento hanno rubato ori e contanti. Al Top Art Café di Udine sono stati costretti a scappare perché è entrato in funzione il sistema d'allarme.
Verso il voto, 5 Stelle parlamentari, ecco i nomi dei candidati per il momento del Friuli Venezia Giulia, i primi delle listine del Movimento 5 Stelle delle due Camere con elezione probabile, De Carlo e Bantuelli il voto verso Roma, Bianchi solo seconda, presidente della Consulta Disabili Vincenzo Zoccano, scelto da Di Maio e presentato a Pescara. La composizione degli nominabili verrà stabilita direttamente dai vertici del partito per essere comunicata in settimana. Andiamo a vedere altre notizie. Presidente dell'ANA, i giovani tornino a servire la patria per non dimenticare. A 75 anni dalla battaglia di Nicolai Weck, Sebastiano Favaro lancia la proposta: insegniamo ai ragazzi cosa significa dovere e sacrificio. A Cividale del Friuli, box in lamiera distrutto dal fuoco. Nel deposito erano accatastati materassi, coperte, cuscini, abiti, beni facilmente infiammabili. Andiamo a vedere di come consuetudine il meteo regionale che, come dico sempre, sempre aggiornato nel nostro TG regionale. Situazione generale dell'Italia, sulla nostra regione affluiscono correnti settentrionali. Nei prossimi giorni l'anticiclone centrato sul Portogallo si porterà verso l'Italia e favorirà l'afflusso di massa aria più mite in quota. Da giovedì comincerà ad avvicinarsi una insaccatura atlantica con correnti sud-occidentali più umide. Andiamo a vedere il tempo per domani. Martedì 23 gennaio, cielo sereno o poco nuvoloso. Sulla costa probabilmente soffierà borino al mattino. Le temperature in pianura si prevederanno minime da meno 2 a più 1 e costa minime da più 2 a 6 gradi. In pianura e costa le massime saranno da 9 a 11 gradi. In 1000 metri più 2 gradi, 2000 metri meno 4 gradi la media. Vediamo il tempo per dopo domani, mercoledì 24 gennaio. Cielo in prevalenza sereno, dal pomeriggio possibile nuvolosità sulla fascia prealpina. Nelle ore più fredde, possibili foschie in pianura. Le temperature in pianura si prevederanno minime da meno 3 a più 1 grado, massime da 11 a 13 gradi. In costa minime da 4 a 7 gradi, massime da 9 a 12 gradi. In 1000 metri 0 gradi, 2000 metri più 1 grado la media. Andiamo a vedere invece la tendenza per giovedì 25 gennaio. Sui monti cielo variabile con maggiore presenza di sole e sulle zone interne e in quota, specie al mattino. Maggiore la nuvolosità invece sulle prealpi. Su pianura e costa da nuvoloso a coperto con probabili deboli piogge in serata sulla fascia orientale, possibili foschie in pianura. Le temperature si prevederanno in minime da 0 a più 3 gradi, in pianura le massime a 6 a 8 gradi, in costa minime da 5 a 7 gradi, massime da 7 a 9 gradi. In 1000 metri 0 gradi, 2000 metri meno 1 grado la media. E infine la tendenza per venerdì 26 gennaio. Il cielo sarà forse in prevalenza coperto, in pianura e nelle sue prealpi probabili deboli precipitazioni, con neve oltre gli 800 e i 1000 metri circa. Le temperature saranno minime da 4 a 7 gradi e le massime 7 a 10 gradi in pianura. In costa minime da 7 a 9 gradi, massime da 11 a 13 gradi. In 1000 metri 2 gradi, 2000 metri meno 3 gradi la media. Bene, vi auguro una buona giornata. Grazie per l'ascolto da tutti voi, web ascoltatori. E ci sentiremo domani con il TG regionale e meteo regionale del Friuli Venezia Giulia. A fra poco per gli ascoltatori del TG Sport. Ciao a tutti.